10 minuti, 2-0, poi un blackout. No, oggi veramente non meritavamo di vincere, sicuramente. Andavamo più piano, abbiamo avuto un quarto d'ora di fuoco, poi abbiamo gestito. Non è roba nostra gestire, lo sappiamo. E, devo dire la verità, non meritavamo di vincere. Perché questo blackout? Perché il Pescara dopo il 2-0 si è fermato? Non lo so questo, poi lo analizzeremo domani, vediamo un po' come sono anche i dati fisici, vedere come stavamo, come non stavamo. Questo sicuramente qualcosa di a livello di pressione è mancata davanti in mezzo al campo e anche dietro non accorciavamo mai. Le condizioni di Tungjov e di Cangiano che sono usciti claudicanti? Non dovrebbe essere niente di grave per nessuno dei due, però attendiamo domani. Cosa hanno fatto? Tutti e due una botta. Quindi una contusione. Sì. Entra però Cangiano e fa il gol decisivo, questo è un dato di fatto importante, soprattutto per il ragazzo che aveva avuto qualche problema. Ma sicuramente chi è entrato ha fatto benissimo, tutti e tre, da De Marco a Cangiano a Franchini, hanno dato un po' di inerzia alla partita perché eravamo in un momento anche di grande difficoltà, contenti quando segna un calciatore del Pescara, al di là che sia Cangiano, Franchini o De Marco, siamo contenti perché abbiamo vinto la partita. A me è piaciuto soprattutto l'approccio di Franchini nel secondo tempo, ma al di là di ogni considerazione tecnica, io prima di una domanda da studio volevo dirle, si giocherà subito, si giocherà contro il Sestri Levante che ha vinto il derby con l'Entella. Abbiamo visto che ha vinto il derby con l'Entella, andremo a Carrara a giocare con il Sestri Levante, una squadra abituata a battagliare e dovremo battagliare anche noi. Do l'auricolare al DS dell'Icarri per una domanda una da studio e poi lo lasciamo ai colleghi. Domanda che rivolgerà naturalmente Fabio Ferraresi, saluto dell'Icarri. Fabio. No, io Daniele, al di là della partita dove ha detto quasi tutto lui, l'ha analizzata perfettamente, volevo fare i complimenti perché poi ci eravamo anche un po' beccati prima dell'inizio del campionato in una trasmissione qua con Massimo sull'allestimento della rosa, perché ha preso dei ragazzi che io, molti dei quali non conoscevo, veramente bravi, e quindi gli faccio i complimenti qua in pubblico perché se li merito. Grazie Fabio, comunque sentite condoglianze anche da parte del Pescara, da parte mia. Sì, sicuramente l'analisi è quella che ho fatto, se andiamo nei dettagli abbiamo sbagliato tante pressioni, abbiamo pressato poco, non eravamo brillanti, ci può stare in una partita che non sei brillante, però indubbiamente col fatto di avere un risultato in mano 2-0 e non accelerare per andare a fare il terzo gol e chiudere la partita come abbiamo fatto con la Juventus, sinceramente dà un po' fastidio e questa è l'analisi poi giusta, corretta, che non meritavamo di vincere.